Ciao Vivians, nel video precedente abbiamo visto cos'è la poliomielite e come le epidemie scoppiate nel XIX e XX secolo resero sempre più stringente la scoperta di un vaccino efficace contro una malattia che uccideva e paralizzava milioni di persone. Lo sviluppo del vaccino. I primi tentativi di ottenere un vaccino furono compiuti da Thomsen in Danimarca nel 1913. Venne poi seguito da molti altri ricercatori che nel corso degli anni tentarono di inattivare l'agente patogeno mediante il calore o mezzi chimici, con risultati però non soddisfacenti. Nel 1931 un ricercatore canadese, Maurice Brody, annunciò di essere riuscito a immunizzare scimmie di laboratorio con un vaccino inattivato con formaldeide e di averlo utilizzato anche in un gruppo di bambini e dopo una o due dosi del suo vaccino, nel sangue di questi bambini comparivano anticorpi neutralizzanti. La sperimentazione fu ampliata sino a vaccinare 3.000 soggetti. Anche John Colmer, ricercatore americano della Temple University di Filadelfia, quasi contemporaneamente a Brody, creò un vaccino basato su un virus vivo ma attenuato, che venne poi derisoriamente chiamato una vera pozione stregata e affermò di averlo usato su migliaia di bambini. Molti autori, scettici sul modo con cui Brody e Colmer avevano inattivato o attenuato il virus, analizzando i dati che i due avevano diffuso, arrivarono alla conclusione che erano stati gli stessi vaccini usati a provocare i casi di poliomielite, senza che nei vaccinati si avesse una prioritaria risposta del sistema immunitario. È questa risposta che consente di acquisire l'immunità verso la malattia e non la malattia stessa. Di conseguenza, i due vaccini furono bocciati dalle commissioni internazionali e vennero interrotte tutte le ricerche tese alla prevenzione della malattia. Lo stesso Brody si tolse la vita e non seppe mai che in verità partiva da premesse scientificamente corrette. Dopo gli insuccessi di Brody e Colmer, ci vollero 15 anni per riprendere la sperimentazione, con esperimenti molto controllati. L'ambiente scientifico infatti era titubante e scettico nei confronti dello sviluppo di un vaccino. Intorno al 1950 venne costituito un comitato per la vaccinazione antipoliomielitica, di cui facevano parte Albert Sabin e Jonas Salk. Salk riprese le idee di Brody, ma si orientò verso un vaccino con virus completamente ucciso e nel 1954, dopo accesi dibattiti, avviò uno studio su un grande numero di soggetti per raggiungere prove inconfutabili circa l'innocuità del vaccino e la sua efficacia protettiva. Il vaccino venne sperimentato con il più grande programma di test su larga scala mai effettuato. Circa 1,8 milioni di bambini americani, canadesi e finlandesi tra i 6 e i 9 anni presero parte all'esperimento. Il test fu condotto utilizzando per la prima volta su un vaccino la procedura in doppio cieco. Ad un gruppo di bambini venne somministrato il vaccino, ad un secondo gruppo un inefficace placebo, dell'acqua salata, e i restanti vennero utilizzati come gruppo di controllo senza inoculazione. Né i medici né i pazienti erano a conoscenza di chi avesse ricevuto il vaccino. Il test ebbe successo, Salk diede il suo vaccino al mondo senza brevettarlo e quindi trarne profitto. Come disse lui stesso, il vaccino appartiene alla gente, non c'è nessun brevetto, d'altronde si potrebbe brevettare il sole. Ma appena 15 giorni dopo si diffuse la notizia che diversi bambini vaccinati nel corso dello studio avevano contratto la poliomielite a causa di una partita di vaccino che conteneva un virus non del tutto inattivato. A questo triste episodio venne dato il nome di incidente di Cutter, dal nome della casa farmaceutica Cutter di Berkeley, in California, che aveva rifornito di vaccino una zona territorialmente circoscritta, da cui provenivano tutti i casi di poliomielite secondaria a vaccinazione. L'incidente, dovuto ad errore tecnico nella preparazione di un lotto di vaccino e a un controllo insufficiente, causò 204 casi di poliomielite da vaccino. Di questi 79 erano bambini direttamente vaccinati, i restanti erano familiari contagiati dal virus diffuso dai bambini. Alla fine 164 persone rimasero paralizzate e 10 morirono. Fu uno dei peggiori disastri dell'industria farmaceutica americana. Furono subito adottati standard di produzione più elevati e le vaccinazioni ripresero. Furono somministrate oltre 4 milioni di dosi e la malattia, che aveva sino ad allora mostrato un andamento in forte crescita, in poco tempo si ridusse di un quinto e il vaccino si diffuse rapidamente in molti paesi. Il vaccino Salk aveva però una pecca.
pur conferendo un'immunità individuale, non impediva al virus di continuare a persistere nell'ambiente e a essere trasmesso con le feci dei portatori sani, perché essendo un virus ucciso non poteva competere a livello ambientale col virus selvaggio. Occorreva pensare ad un vaccino con un virus attenuato, in grado di riprodursi nell'intestino ma che non offendesse le cellule del midollo spinale e quindi che non provocasse paralisi. Nel 1955 Albert Bruce Sabin, polacco naturalizzato statunitense, direttore del Children's Hospital Research Foundation dell'Università di Cincinnati, riuscì a ottenere un vaccino trivalente con virus vivo attenuato, efficace per via orale, capace di spazzare i virus patogeni sostituendosi ad essi. Sperimentò il suo vaccino dapprima su se stesso, sul suo collaboratore messicano Alvarez e sul tecnico Hugh Hardy, e poi su vasta scala ne dimostrò l'efficacia in una campagna di vaccinazione di massa nel Chiapas, in Messico. Negli Stati Uniti, però, era già partita la campagna di immunizzazione con il vaccino Salk. Sabin offrì così il proprio vaccino ai governi dell'Est Europa, dove in un paio di anni, dal 1959 al 1961, furono vaccinati milioni di bambini. Nel 1963 finalmente il Sabin divenne il vaccino di scelta anche negli Stati Uniti e tra il 1962 e il 1965 più della metà della popolazione statunitense dell'epoca lo aveva ricevuto, con drastica diminuzione dei casi di poliomielite, che erano già stati molto ridotti dopo l'introduzione del vaccino Salk. L'ultimo caso americano si ebbe nel 79. Sabin non volle brevettare il vaccino, rinunciando ad arricchirsi per mantenere un prezzo che consentisse una sua più vasta diffusione. Il vaccino Sabin induce nei vaccinati un'immunità eccezionale, si replica proprio come il virus della poliomielite, ma è stato modificato in laboratorio in modo da aver perso la capacità di raggiungere il sistema nervoso centrale. In questo modo lo stimolo del sistema immunitario è identico a quello prodotto dal virus vero, ma l'infezione non causa la paralisi. In particolare, la vaccinazione riesce a far sviluppare un'immunità sulla superficie della mucosa intestinale, in grado di impedire completamente la replicazione del virus, che a quel punto non può più circolare nella comunità. Il Salk agisce essenzialmente nel sangue, impedendo al virus di raggiungere i centri nervosi dell'organismo, ma rende possibile la replicazione del virus all'interno dell'organismo, almeno parzialmente. L'individuo sarebbe quindi infetto, ma non si ammala e può trasmettere il poliovirus ad altri. Il Sabin invece affronta i virus nell'intestino, dove sorge la prima infezione, impedendo quindi la loro moltiplicazione. Oltretutto il Sabin non ha bisogno di dosi di richiamo come il Salk, è molto economico da produrre e la sua somministrazione consiste semplicemente nel far mangiare al bambino uno zuccherino con sopra una goccia colorata. Il vaccino Sabin è dunque più efficace del Salk, fornisce una maggiore protezione e per un periodo di tempo più lungo, ma comporta maggiori rischi. Raramente, un caso su 750.000 vaccinazioni, il virus attenuato, replicandosi, retromutava, tornando identico al virus originario e riacquistando la capacità di raggiungere il sistema nervoso centrale e di causare una poliomielite molto simile a quella causata dal virus vero, provocando così paralisi. Ciò accadeva particolarmente in bambini che avevano una diminuita capacità di produrre anticorpi per un deficit congenito del sistema immunitario. Si verificava la paralisi da vaccino. Purtroppo non è un evento prevedibile, o da imputare ad una cattiva qualità del vaccino o all'azienda produttrice, a differenza dell'incidente Cutter, è dovuto alla cosiddetta roulette del DNA. Mutando e mutando, ogni tanto si produce qualcosa di pericoloso e non è possibile prevedere in quali soggetti un evento del genere può accadere. In altre parole, mentre il vaccino Sabin è perfetto per suscitare un'efficace immunità di gregge, il Salk è più sicuro, ma meno efficiente nel conseguire questo importante obiettivo. Proprio perché è più efficace per combattere l'epidemia, il Sabin è stato il vaccino antipolio utilizzato dal 1963 sino quasi alla fine del secolo dagli USA e molti altri paesi del mondo, soppesando i costi dei pochi sfortunati colpiti dalla paralisi da vaccino con i benefici della grande maggioranza che veniva protetta dalla malattia.
Nel 1994 la poliomielite venne dichiarata eradicata nelle Americhe. Nel 2000 i pochi casi di polio che si verificavano negli USA non erano più dovuti alla circolazione del virus, ma al vaccino Sabin, e quindi, non ritenendo più giustificabili i rischi, seppur piccoli, di contrarre la polio, si decise di passare di nuovo al più sicuro vaccino di Salk. In pratica, il vaccino sicuro Salk può essere utilizzato solo nel caso in cui si verifichino contemporaneamente due fatti, ovvero la percentuale di persone vaccinate è altissima e la probabilità di arrivo del virus è molto bassa. La vaccinazione antipolio in Italia. In Italia il vaccino Salk venne adottato nel 1957. Nel biennio 59-60, quando l'incidenza della poliomielite raggiunse il suo picco in Italia, venne raccomandata la vaccinazione per persone da 0 a 20 anni. Il vaccino Sabin in Italia arrivò solo nella primavera del 1964, in ritardo di 3 anni rispetto agli altri paesi. Secondo lo storico della medicina Giorgio Cosmacini, il ritardo nella sua adozione costò quasi 10.000 casi di poliomielite, oltre 1.000 morti e 8.000 paralisi. Diverse furono le cause del ritardo italiano sulla campagna di vaccinazione tramite vaccino Sabin. Ebbero molto peso gli interessi politico-economici. I più importanti istituti sieroterapici italiani producevano il vaccino Salk, un prodotto che aveva richiesto lunghe ricerche e impianti nuovi e costosi, un grosso investimento di capitali da recuperare in lunghi tempi. Immettere un nuovo vaccino avrebbe richiesto la conversione di strumenti e avrebbe impedito l'esaurimento delle scorte di Salk. Una sostituzione così rapida di un vaccino con un altro avrebbe danneggiato in modo grave questi istituti sieroterapici. Un altro fattore fu di carattere sociologico. Gli italiani affrontavano alcuni tipi di malattie con un misto di ignoranza, superstizione e rassegnazione. Il vaccino spaventava soprattutto le popolazioni meridionali. A Napoli avevano già rifiutato il vaccino antidifterite e accettarono in ritardo l'antipolio, richiedendo però a gran voce quello contro il colera. A confondere la popolazione si aggiunse la classe medica, che si divise tra vaccinisti e antivaccinisti. Secondo gli antivaccinisti, il Sabin, anche se immunizzava il soggetto vaccinato, poteva rivelarsi pericoloso per il resto dell'umanità, perché il vaccinato diventava portatore di infezione. Ma come abbiamo visto, questo era proprio quello che il Sabin evitava. Veniva utilizzato negli USA, in Russia, in Cina, nella Germania federale e in tanti altri paesi, proprio perché non permetteva la trasmissione da soggetto vaccinato a soggetti non vaccinati. Il dottor Carlo Vetere, divenuto poi responsabile del Servizio Medicina Sociale del Ministero della Sanità, testimonia come molti medici italiani fossero limitati culturalmente, non conoscessero le lingue straniere e trassero da un'informazione superficiale e da una tendenza genericamente antivaccinica argomenti per estremizzare possibili rischi della vaccinazione con il Sabin. Nel 1964 i casi dichiarati di poliomielite in Italia furono circa 3.000. Nel 1965, grazie al nuovo vaccino, l'incidenza dichiarata si limitava a 500 casi. Ma non era abbastanza. A causa della diversa adesione alla campagna vaccinale che si ebbe al sud rispetto al nord del paese, con un'incidenza di infezioni poliomielitiche 3 volte superiore al sud rispetto al nord, nel triennio 1966-68, il Ministero della Salute nel 1967 rese obbligatoria nel calendario vaccinale la vaccinazione nel primo anno di vita e la rivaccinazione nel terzo anno. Nel 1982 si registrarono in Italia gli ultimi 2 casi autoctoni, 2 bambini italiani non vaccinati, mentre negli anni successivi si presentarono solo casi occasionali di bambini di origini straniere. In Italia, dopo aver constatato che 9 dei 10 casi di paralisi conseguenti alla somministrazione di vaccino orale antipoliomielitico negli anni 90 si erano verificati dopo la prima somministrazione, si modificò la schedula vaccinale introducendo per le prime 2 dosi il vaccino Salk, mantenendo il Sabin per le ultime 2 dosi. Ma già nel 2002 l'Italia, dichiarata polio free dall'OMS, insieme al resto dell'Europa occidentale, abbandonava completamente il vaccino Sabin per adottare l'immunizzazione di base con 4 somministrazioni di Salk. Solo in caso di accensione di un focolaio epidemico si imporrebbe nuovamente l'uso del Sabin, del quale viene comunque conservata una scorta per le emergenze.
prima dell'introduzione della vaccinazione antipolio, l'OMS stima che più di 600.000 bambini restavano paralizzati ogni anno. Il vaccino di Sabin ha permesso di eradicare la poliomielite in Europa ed è raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella sua campagna di eradicazione della malattia a livello mondiale. L'obiettivo è quello di eliminare completamente la presenza della malattia, seguendo il successo ottenuto con il vaiolo nel 1980. Ma oggi abbiamo ancora bisogno di vaccinarci contro la polio? La Global Polio Eradication Initiative ha contribuito a ridurre di oltre il 99% l'incidenza globale della poliomielite. Recentemente, tre casi introdotti dall'India nel 2001 in Bulgaria sono stati identificati in bambini rom, ma la trasmissione autoctona è stata bloccata. In alcuni paesi, quali Nigeria, Afghanistan e Pakistan, la poliomielite è ancora endemica. È importante mantenere i tassi di copertura vaccinale alti, onde evitare il ritorno della poliomielite. Il pericolo che si corre sempre con i vaccini, quando sono efficaci, è che nessuno si ricorda quanto fossero terribili le malattie che prevengono, e così tanti sono demotivati a vaccinarsi. La probabilità che il virus della polio arrivi nel nostro paese è bassa, ma non è uguale a zero. Questo perché non solo la maggior parte degli infettati non mostra alcun sintomo specifico, ma anche perché chi è stato infettato ed è guarito può continuare a diffondere nell'ambiente il virus per un periodo molto prolungato. Il tasso di vaccinazione in Italia è stato per molti anni altissimo, ma negli ultimi anni in alcune parti del paese si è pericolosamente abbassato. Se in una di queste zone, magari in una comunità di persone non vaccinate, arrivasse dall'esterno un individuo che emette il virus della poliomielite, potrebbe verificarsi un'epidemia. A quel punto non potremmo rischiare la diffusione del virus e dovremmo immediatamente vaccinare tutti di nuovo con il più efficace vaccino Sabin, come succede ancora oggi nei paesi in via di sviluppo, dove si utilizza ancora il Sabin, che protegge di più ma è più rischioso. Torneremo dunque a rivedere in Italia quei casi di paralisi indotta dal vaccino che dal 2000 in poi non abbiamo più registrato. Quindi se tutti vengono vaccinati possiamo continuare a utilizzare il vaccino sicuro, ma se smettiamo di vaccinare dovremo tornare a quello meno sicuro. Paradossalmente il modo migliore per evitare danni da vaccino è vaccinare. In occasione della Settimana Europea per le Vaccinazioni, l'OMS ha diffuso alcuni dati significativi. Ogni anno nel mondo muoiono oltre 1.500 milioni di bambini per malattie che si sarebbero potute prevenire con un vaccino. Il morbillo, che occupa il primo posto tra le cause di morte, uccide 450 bambini al giorno in Europa. Se il video ti è stato utile, lascia un mi piace e iscriviti al canale attivando la campanella per ricevere le notifiche. Se vuoi sostenere il canale, trovi tutte le info in descrizione. Al prossimo video, ciao!